Abbiamo fatto una relazione congiunta di quella che è la situazione della sicurezza su Milano. Abbiamo rilevato che c'è stata una sensibile diminuzione dei reati come percentuali, perché sul territorio sia di Milano che meno 12%, sia della città metropolitana meno 14%, guardate che è un dato abbastanza rilevante, sensibile in diminuzione. Ma quello che abbiamo anche rilevato insieme è che i dati sono importanti, ma quello a cui noi dobbiamo fare sempre riferimento è la percezione di sicurezza che i cittadini hanno e purtroppo quello non sempre coincide con i dati che noi abbiamo. Quindi ci siamo trovati perfettamente d'accordo nel senso di lavorare congiuntamente, nel senso di procedere con maggiori controlli sul territorio da parte delle forze di polizia, anche con l'ausilio della polizia locale, stiamo lavorando ad un protocollo per un patto per la sicurezza su Milano, che lo faremo sia con il comune che con la regione. Questo è molto importante perché anche il presidente della regione ci ha dato disponibilità alla partecipazione, alla firma di questo patto, che poi eventualmente noi riprodurremo a livello regionale anche con gli altri prefetti. Quindi l'attività la stiamo già mettendo in atto e secondo me nel giro di un mese questo protocollo, prima dell'estate, sicuramente arriveremo alla firma. Ma credo ci sia poco da aggiungere, quando si esprimono bene dei concetti è inutile ripeterli male. La cosa importante è che ci vuole da parte di tutti i partecipanti al tavolo, si è espressa la volontà di collaborare per eliminare ancora quelle situazioni che devono essere eliminate, quelle situazioni di illegalità, quelle situazioni di sensazione che crea dei problemi nei nostri cittadini. La volontà è sicuramente stata espressa da tutti, ciascuno con le proprie competenze e con le proprie possibilità. Penso che si debba creare un modello anche nel campo della sicurezza che, come diceva il prefetto, debba essere poi esportato in tutte le altre città della nostra regione, perché anche nelle altre città della nostra regione si iniziano a verificare delle situazioni che possono apparire sicuramente preoccupanti. Dal mio punto di vista sono anch'io molto felice di questo tavolo permanente, sottolineo, e dell'esito del tavolo. Non posso che sottolineare però che il tema, cioè vedere che sono reati in chiara diminuzione, e non è la prima volta, perché oggi venivano citati i dati dei primi 4 mesi, e l'anno scorso è stato così, e l'anno precedente è stato così. E poi la percezione diversa mi fa dire che questa non deve essere una cosa che la politica accetta per definizione. Cioè, va meglio, ma la percezione è, e quindi è un dato di fatto su cui non si può fare niente. La politica ha il preciso dovere di lavorare affinché non si viva di percezione. E quindi se noi potessimo avere la saggezza di non fomentare una percezione sbagliata, ma di confrontarci con decisione, lavorando insieme sui problemi che ci sono, la situazione non può che migliorare. Dal mio punto di vista, voglio essere un sindaco che tutela i diritti, ma che interviene laddove le legalità ci sono. Cioè, voglio essere un sindaco che ascolta sempre i nostri cittadini, e quindi quello che è emerso oggi dal tavolo è che non è che c'è incertezza dove intervenire, e in fondo non c'è neanche incertezza su chi deve fare che cosa. Dopodiché la saggezza vuole che lo si faccia con la gradualità possibile, lo si faccia sapendo che se fai uno sgombero e ci sono dei mezzi bambini devi sapere dove li metti. Insomma, la situazione è complessa. Io penso che col Presidente Fontana troveremo, come su altre questioni che avevamo affrontato io e lui 10 giorni fa, oggi, e avevamo lasciato questa ad oggi perché è necessaria la regia del prefetto, troveremo una sintesi con la comune volontà di rendere Milano più sicura e di estendere questa modalità anche alla Lombardia. Sono tra quelli che pensano che Milano e la Lombardia debbano
quanto più possibile mostrarsi con la stessa faccia.